Grazie al progetto che ci ha portato a vincere quello che era il fondo PNRR, cambierà sostanzialmente anche la visione del territorio, laddove il tetto della scuola diventerà una piazza che manca da sempre nella frazione di Villa Grande di Monbaroccio e che con questa nuova progettazione, con questa nuova realizzazione finalmente prenderà vita. Quindi una scuola d'infanzia che si riqualificherà, che amplierà gli spazi, che si trasformerà tutta sul livello, ma che contempo definirà anche quella che è la morfologia del nostro territorio, perché la scuola non diventa solo, tra virgolette, punto di cultura, ma diventa anche un punto di riferimento per il sociale e dico anche di riqualificazione energetica, perché la stessa scuola, che sarà totalmente autosufficiente, potrà prevedere sulla piazza stessa anche delle forme di accumulatore energetico che alimenteranno l'illuminazione della scuola e della piazza, ma che potranno, rafforzati questi accumulatori, anche destinare l'energia all'illuminazione pubblica. Quindi una scuola che diventa al centro di tutto, economico, sociale e culturale. Direi che è tornato in auge quello che io in questa scuola ci sono cresciuto, ci ho passato la mia infanzia e vivevo dall'altra parte della strada, quindi la vedevo tutti i giorni e già da piccolo pensavo come poteva trasformarsi il territorio, perché questo è il cuore della nostra frazione. La nostra frazione, io sono di Villa Grande, frazione di Monbaroccio, questo era il cuore di questa frazione e qui doveva sorgere qualcosa di importante. E grazie a questo contributo, a questo fondo a cui siamo riusciti ad accedere, avremo veramente il modo di modificare una frazione e di farla crescere sotto tutti gli aspetti. Chiaro che nel momento in cui si riuscirà a realizzare una piazza, si avrà un cuore, e se un cuore esiste in una frazione poi subentra anche l'anima. Una frazione che è la più importante a livello numeroso, perché è la più numerosa del comune, non ha mai avuto un punto di riferimento, non ha mai avuto una piazza. Questo permetterà, sono convinto, di creare anche quello che è una aggregazione sociale, un rafforzamento di quelle che sono le attività su questa frazione. Penso ad alcuni concerti, penso ad alcune attività, la promozione di prodotti tipici, la promozione di attività culturali, tutto ciò che una piazza può offrire. E se pensiamo che la base della piazza sono i nostri bambini, perché sono il riferimento per cui tutto è partito, beh, diventa un valore aggiunto unico, forse nel suo genere.